Onorevole, la riforma elettorale, i giornali dicono che è quasi tutto pronto, è vero? A che punto siamo? Ci siamo, il buon senso porta lì, porta a dire che ci siamo e che siamo arrivati al punto finale. Bisogna che ci sia lo sforzo di tutti e la consapevolezza che non possiamo far sì che il prossimo Parlamento sia scelto con questa legge elettorale, cioè nominato dai partiti. Quindi sforzo finale è a portata di mano. Uno dei nodi infatti principali di questa riforma sono le preferenze. Immagino che sia stato discusso, è stato tirato fuori qualcosa. Cosa cambierà? La cosa essenziale è che ci sia il rapporto diretto tra cittadino e parlamentare da scegliere. Collegi uninominali o preferenze sono un modo con il quale creare questo rapporto diretto. Noi preferiamo i collegi uninominali, le preferenze sono un altro modo, purché ci sia la scelta da parte dei cittadini. Che cosa rimane da discutere per arrivare a concludere? Secondo me niente, ormai ci siamo. Onorevole Lupi, buongiorno. Vede come Enrico, vedete come Enrico si allontana, non vuole l'abbraccio amicale. Amicale. Ecco. Stavamo discutendo della riforma elettorale, i giornali dicono che è quasi tutto pronto, chiedo anche a lei che cosa manca per raggiungere l'accordo definitivo. Beh, innanzitutto manca che il Parlamento si ritrovi e si ritroverà la settimana prossima al Senato e lì il luogo per vedere se c'è un accordo o meno. Noi, tra l'altro su questo con la posizione mia personale, ma del nostro partito concorda con quella di Enrico e con il Partito Democratico, vogliamo fortemente la riforma della legge elettorale e vogliamo che si faccia il prima possibile e che si faccia possibilmente insieme. Io credo, non ho sentito cosa ha detto Enrico, però che chi però mette insieme la riforma della legge elettorale alle elezioni anticipate è colui che non vuole la riforma della legge elettorale. Uno dei nodi principali è il problema delle preferenze, cioè la possibilità di scegliere il proprio parlamentare. A che punto siamo arrivati da questo punto di vista? Il PDL su questo ha fatto la sua proposta, noi crediamo che con tutti i suoi difetti, perché ricordiamo che c'è stato un referendum che voleva addirittura l'abrogazione delle preferenze e aveva ridotto ad una preferenza sola, eccetera. Oggi più che mai, avendo i cittadini il desiderio e la voglia di scegliere il proprio parlamentare, la preferenza sia in questo momento lo strumento migliore, non lo strumento perfetto. Proprio per questo, questa è la nostra proposta che noi abbiamo presentato al tavolo delle trattative con il Partito Democratico e con l'UDC. La cosa più importante per noi come criterio fondamentale è che il cittadino possa scegliere non solo la maggioranza, non solo il Presidente del Consiglio candidato, ma anche il proprio parlamentare.